Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi voglio deliziarvi con un dolce da servire a fine pasto. È un dessert raffinato e di carattere che conquisterà tutti: la panna cotta al caffè. Io la andrò a guarnire con il topping al cioccolato, qualche chicco di caffè e una spolverata di cacao. E ora cosa aspettate? Venite con me in cucina, vi mostrerò gli ingredienti che andrò a utilizzare e i vari step. Gli ingredienti per questa ricetta sono 500 ml di panna fresca, 150 g di zucchero semolato, 150 ml di latte, 10 g di caffè solubile, una bustina di vanillina, 14 g di colla di pesce. Per la decorazione utilizzerò chicchi di caffè, topping al cioccolato, cacao in polvere. Per questa ricetta utilizzerò uno stampo in silicone della Silicomar. La prima cosa che farò sarà quella di mettere i fogli di gelatina in acqua fredda. Li lascio riposare per 5 minuti. In una casseruola metto la panna. Il latte, lo zucchero, la vanillina e il caffè solubile. Metto la casseruola sul fuoco e porto lentamente ad ebollizione. Ho strizzato la gelatina e la metto nella casseruola. Mescolo bene, sino a che la gelatina sarà completamente sciolta. A questo punto verso il composto nello stampo, che ho precedentemente bagnato con acqua. Metto in frigo e lascio riposare per almeno 6 ore, meglio per tutta la notte. Prima di sformarli, passo un coltello alla maniscia bagnato. Ho disposto la panna cotta su un piatto da portata. A questo punto decoro. E voilà, non sono una meraviglia? Il sapore è ottimo, la panna è leggera e delicata, caffè e cioccolato è un mix perfetto. Questa panna cotta è semplicemente bella e buona. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!